appartengo a una famiglia di antifascisti. Ma la cosa che mi ha fatto prendere coscienza, voglio raccontarvi che cosa facevano le donne di Roma durante il fascismo. Le donne antifasciste, sapete come si riunivano per fare la propaganda e perché più donne aderissero all'antifascismo, denunciando le brutture dei fascisti, che picchiavano, davano l'odio di vicino. Quando loro passavano, volevano che gli uomini e le donne facessero il saluto fascista. Se non lo facevano, venivano picchiati. Sapete come si sono riunite le donne di Roma? Quando facevano la crisma, la comunione, i battesimi, erano un motivo per riunirsi e di parlare di antifascismo e di parlare di riunirsi in modo che di combattere contro i fascisti. E quindi era una cosa stupenda, capito? Perché pensate, le famiglie erano numerose, pensate tante riunioni nei quartieri popolari, Casalbertone, Prenestino, Tuscolano, Trastevere, Ostiense, pensate quante si mettevano a rischio, perché se ci fossero stata una spiata, che queste che approfittavano della cresima e della comunione per fare le riunioni contro i fascisti, la cosa sarebbe stata molto grave. Però vedete, le donne avevano una maturità tale che anche se c'era qualcuna paurosa, partecipava lo stesso. E quindi questa cosa si allargava sempre di più nel mondo femminile di Roma. E gli uomini facevano la riunione in una stanza e le donne facevano la riunione in un'altra stanza. Però le donne protestavano perché dicevano che non era giusto fare così, che dovevano stare insieme, dovevano discutere insieme. E poi alla fine l'hanno spuntato, perché le donne hanno detto, sapete che facciamo? Se voi facciamo un battesimo a mio figlio e voi non state tutti insieme a discutere contro il fascismo, voi che donne insieme, noi allora sai che facciamo? No, a voi non lo facciamo proprio entrare. Ve ne andate a cercare un altro posto per discutere voi per conto. Quindi io voglio dire, questo durante il fascismo. Poi voglio dire che poi, quando è che è scoppiata la guerra, di fronte all'ingiustizia, alla miseria, di fronte alla sopraffazione, le donne di Roma, le donne di tutta l'Italia, presero coscienza e si sono unite per partecipare alla resistenza, senza la loro grande solidarietà. Loro sono le donne italiane, sono state il cuore, l'anima della resistenza italiana. Senza la loro grande solidarietà, senza la loro presenza, senza il loro contributo, il movimento partigiano non avrebbe potuto avere quello slancio e quella solidità che è, fino alla vittoria, alla fine alla vittoria. Voglio dirvi che molte ragazze presero parte alla resistenza come staffetta. Scusate, io voglio dirvi che cos'è stata la staffetta. Chi erano le staffette? Organizzate dalle donne,
le donne, quando sono entrate nella Resistenza, sapete che cosa hanno detto i partigiani? Noi non possiamo fare niente per noi. Se volete partecipare, pensateci voi, noi non vi possiamo dare di fare niente per voi. Io quando ho questi ricordi mi me le vedo le compagne davanti. Adele Bey, che ha fatto una lezione alle staffette di Roma. Per spiegare loro che cosa era la staffetta. Perché poi loro non si fidavano degli italiani, eh? Quindi si sono fatti dare i mezzi, dagli italiani si sono fatti dare i mezzi, però l'hanno sollevati loro questi. Ma ci sono voluti 2 o 3 giorni, perché era un'autocolonna, sulla bucchina, io le volte in bicicletta, perché si vestiva davanti a te, che stavano facendo. Allora, quando noi portavamo, noi non conoscevamo che cosa c'era tra i pacchi che portavamo. Non sapevamo con che cosa c'era scritto nelle lettere che noi andavamo a consegnare. Un giorno vado da un compagno, da un partigiano, a Trastevere, e questo mi dà un pacco molto pesante. Noi avevamo 2 scorte, no? Una da una parte e una dall'altra. Camilla, io come faccio? Un pacco solo, pesantissimo. E io come faccio? La bicicletta mi sbanda, non posso, mica posso andare in giro con la bicicletta qui, va bene, sopra c'avevo il brocco, il cavolfiore, c'avevamo le... Allora, dato che noi eravamo, c'avevamo molte inventiva, ho visto che c'erano dei muratori che stavano riparando una casa, stavano lavorando. Vado là, dico, sentite, io ho mia nonna che c'ha il brocco polmonite. Mi volete da 3 mattoni? Così mia nonna li mette sul fuoco, si riscalda e si rimette, perché e il dottore gli ha detto che deve star caldo, e fa freddo. E io, ma non si prende a quanti nuovi, e così 3 mattoni li ho messi dall'altra parte su. Poi quando sono andata dal compagno partigiano, tu mica sarete matti. Ma che mi volete farmi rischiare che qua non posso nemmeno arrivare in tempo a portare in tempo utile la cosa? Quindi poi hanno fatto una riunione, hanno detto appunto i pacchi devono essere sempre più, mai, che devono essere dello stesso peso, perché era molto pericoloso. Allora, una mattina, però voglio dirvi che i partigiani erano molto intelligenti, io e mia sorella andavamo insieme. Però la bicicletta sua non era uguale alla mia. Le sporte che ci avevamo, una a destra e una a sinistra del manubrio, non erano uguali, perché dovevamo, come se non andavamo insieme, capito? Però poi a un certo punto, io andavo dove dovevo andare, fino da Casa Albertoni, fino a un certo punto andavamo insieme, poi lei andava per conto suo, io non sapevo dove andava lei e lei non sapeva dove andavo io. Lei non sapeva che cosa portavo io e io non sapevo che cosa portava lei. Una mattina, quando siamo arrivati da Casa Albertoni, non so se lo sapete, Casa Albertoni è stata tra Prenestina e San Lorenzo, via di Porto Marcio. Non so se lo sapete, qual è via di Porto Marcio. Quando arriviamo al primo cancello del verano, adesso c'è questo grande ponte enorme, allora c'era un ponticello, non era il grande ponte che sta adesso. C'è stava al posto di blocco tedesco, c'erano i tedeschi e i fascisti. Allora io rallento,
E mia sorella invece, tutta allegra, tutta sorridente, suonava il campanello e gli faceva pure ai tedeschi che si dovevano scalzare perché lei doveva passare. Tutta fischi, suonava pure il campanello. Io avevo rallentato, stavo un po' più indietro. Allora arriva, quando arriva vicino ai tedeschi, alto, un tedesco gli fa: signorina, cosa aveva in questa scorta? Lei, tutta sorridente, tutta allegra, bombe a mano. Passare, è passato. E lei come una saetta è arrivata al cimitero, all'arcangelo degli saetti. Io non c'avevo più la forza da pedalare, perché lei alla vita c'aveva le bombe a mano. Non c'avevo più la forza da pedalare. Quando sono arrivata al cancello degli israeliti, questa l'ha presa schiaffo, mi fa essere scemo. Ma come? Se salvavo per miracolo e tu te la prendi comoda, vieni piano piano, ma te sei impazzita. Dico, ma scusa, ma tu gli sei andata a dire che c'avevi le bombe a mano? Ma quanto sei cretina, se invece guardavi che mi trovavano. Voglio dire che mio padre, che era ufficiale degli alpini della Gora 15-18, mutilato di invalido di guerra, che era un occhio figlio, e decorato per i valori di vita, aveva un amico farmacista e da me a mia sorella si era fatto fare due pasticche di cianuro che ci avevamo in una calza dentro a un calzino, perché mio padre ha detto: se vi prendono è meglio che vi ammazzate da soli, perché se no loro vi torturano, vi violentano. Se vi prendono, voi ve la inghiottite. E così è. Quella è stata l'unica volta in cui mi sono ricordata di fare un cazzo. Perché noi ogni mattina, quando andavamo via, mia sorella mi diceva: ha preso la pasticca, oppure glielo dicevo io a lei, l'hai presa la pasticca, sì, perché era importantissimo. Io voglio dirvi che c'era una unità di questa vita, c'era una, che vi posso dire, una solidarietà. Mia madre mi diceva: guarda che se c'è il coprifuoco, tu fermati in una chiesa, in una casa, tanto io se non ti vedo arrivare sto tranquilla, però mi raccomando, se ti prende il coprifuoco, non venite a casa. Ma questo non è successo mai, perché voglio dirvi che i partigiani erano serissimi, loro facevano in modo proprio. Io andavo a Trastevere, andavo a Piazzale Flaminio, andavo a Piazza Venezia, a Trastevere, però i partigiani erano serissimi, stavano molto attenti, anche ci tenevano alla nostra incolumità. Adesso se ci avete delle grande, grande, grande.